Allora, buongiorno a tutti. Oggi facciamo ancora un altro esercizio, ancora due lezioni che sono quella di oggi e la prima di lunedì prossimo, in cui faremo esercizi sulla ricorsione e poi avremo un paio di laboratori, no, che si concentreranno su questo tema della ricorsione. Così, diciamo così, prima di Pasqua riusciamo a concluderlo e viscerarlo abbastanza con una certa serie nutrita di esempi. Poi ovviamente riprenderemo, avremo bisogno di nuovo di fare esercizi ricorsivi quando parleremo dei grafi, ma a quel punto il problema, l'attenzione si sposterà sulla struttura dati, non tanto sulla ricorsione in quanto tale. Allora, il problema che volevo provare a risolvere con voi oggi è questo qua del quadrato magico. Cos'è un quadrato magico? Il quadrato magico è un quadrato di lato n che contiene i numeri interi da 1 a n al quadrato disposti in modo tale per cui la somma dei numeri calcolata su ogni singola riga, la somma dei numeri calcolata su ogni singola colonna e la somma dei numeri calcolata sulle due diagonali diano lo stesso valore. Quindi c'è un esempietto qua su Wikipedia che ci fa vedere un quadrato magico di lato 3 e in cui i numeri dall'1 al 9, quindi da 1 a n quadro con n uguale a 3, sono disposti in modo che la somma dei numeri sulla prima riga, seconda e terza riga valga 15, idem per le colonne, idem per le due diagonali. Allora, il problema che ci poniamo è, dato un valore di n del lato del quadrato, come fare a generare, se esistono, dei quadrati magici di lato n, appunto. Ok, quindi il lato 3 lo sappiamo, c'è già su Wikipedia, è l'unico, ce ne saranno altri, quanti ce ne sono, e di lato 4, come si fa a ottenere, e così via. Ok? Quindi è un problema, di nuovo, abbastanza di tipo combinatorio, no? Nel senso che bisognerà trovare questa volta tutte le permutazioni possibili dei numeri distinti tra di loro, devono essere i numeri da 1 a n quadro, tutti diversi tra di loro, e che però soddisfino questa proprietà. Il valore della somma, questo 15, si può calcolare facilmente perché qui c'è questa formuletta che alla fine ci dice, guarda, che il valore della somma sarà uguale al valore della somma dei primi n quadro numeri interi. Cioè, perché 15? Perché devo fare la somma dei numeri da 1 a 9, 1 più 2 più 3 più 4 eccetera fino a 9, che fa 45, ok? Dei numeri interi da 1 a 9 fa 45, diviso 3, perché poi 45 è la somma totale, ma deve essere spalmata in ugual misura sulle tre righe o sulle tre colonne. Quindi questa formula che sembra strana qua sotto, altro non è che n per n quadro più 1, vabbè, ci sono la somma dei numeri interi da 1 a n quadro, tutti, diviso n, cioè il numero di righe o il numero di colonne su cui questa somma si deve dividere. Okay? E quindi questa somma darebbe la somma dei numeri da 1 a 9, ho detto fa 45, perché 45? Non ho inventato, non me lo so ricordato a memoria, fai n per n più 1 mezzi. 9 per 10, 90 diviso 2, 45. Dove però il 9 non è il valore di n, bensì il valore di n quadro. Quindi in termini di formula, la somma dei numeri da 1 ad n quadro la posso calcolare come n quadro per n quadro più 1 fratto 2. Poi questo a sua volta devo dividerlo per n. E infatti qua non c'è più un n quadro, ma c'è un n. Quindi questa è la formuletta finale.
n quadro per n quadro più 1 mezzi, il tutto diviso n. Quindi non è difficile, non è un'incognita, non serve, diciamo così, un algoritmo complicato per tirare fuori quel numero. Semplicemente no, l'analisi della serie, della somma dei numeri interi. Quindi come possiamo approcciare questo problema dal punto di vista ricorsivo? No, usando una procedura ricorsiva. E io qua ci vedo, spendo solo un attimo per ragionare su due possibili approcci. Se non rompi le scatole e mi fai disegnare. Oh, mamma mia. Perché l'altra volta non hai rotto le scatole, adesso sì. Ah, cambia, si è aggiornata l'applicazione di lavagna, quindi ma... Allora, noi abbiamo, immaginiamoci questa griglia, no? Quindi io alla fine dovrò impostare un algoritmo ricorsivo in cui parto dalla griglia vuota e arriverò alla griglia piena. Io posso pensare di farlo in due modi. Il primo modo è riempire la griglia in ordine di caselle. Quindi a livello 1 riempirò questa casella e ricorsivamente deciderò se metterci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Per ciascuna di queste scelte riempirò questa casella con tutti i numeri dall'1 al 9 tranne quello che era già nella casella 1. Poi a livello 3 della ricorsione, o 2, dipende come lo calcoliamo, sceglierò qua un valore tra quelli che non sono già stati scelti nella prima o nella seconda casella, e così via. Questo è un modo. Un altro modo potrebbe essere quello di dire, questa è la mia griglia, dove metto l'1? Allora, al primo livello di ricorsione rispondo alla domanda, dove metto l'1? E le risposte sono, beh, puoi metterlo nella prima casella, nella seconda, nella terza, nella quarta, nella quinta, eccetera, eccetera, hai 9 possibilità per mettere l'1, hai 9 posizioni in cui puoi mettere l'1. Ne scegliamo una, questa, e al secondo livello di ricorsione mi chiedo, dove metto il 2? Ovviamente il 2 lo posso mettere in tutte le caselle che sono rimaste libere rispetto ai numeri che ho messo in precedenza. Quindi il 2 lo potrò mettere qua, 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 eccetera, non ovviamente dove c'è l'1, magari scelgo di metterlo qua. E a livello 3 di ricorsione mi chiedo dove metto il 3? Sono due approcci diversi che portano a esplorare comunque lo stesso spazio di combinazioni. Nel caso di sinistra, il livello... Ma sei bravo. Corrisponde al numero di caselle riempite in ordine. Quindi, se sono di determinato livello, le caselle, le prime, se sono a livello 5, le prime 5 caselle sono state riempite. E quindi la chiamata ricorsiva, no, a livello n, a un certo livello, scusate, a livello i, il compito che devo fare a livello i è trova quale valore mettere, mettere nella casella di posizione i. Ogni livello sa su quale casella concentrarsi, deve scegliere quale valore mettere. Valore, ovviamente, tra quelli, asterisco, non ancora usato. Ok?
posso scegliere tra valori che ho già messo nelle caselle precedenti. Ok? Quindi questo è un modo di risolverlo. Riempio per righe la mia tabellina. L'altro modo, quello che ho ipotizzato a destra, invece ragiona in modo diverso, dove per me il livello a questo punto non è più numero di caselle che riempite, ma quali sono i numeri che ho già inserito crescenti, numeri in ordine crescente. Quindi mentre a sinistra a livello 5 so che ho le 5 prime caselle piene e le altre vuote con dei numeri qualsiasi, non ripetuti ovviamente, ma qualsiasi, nel secondo caso a livello 5 so che ho inserito i numeri dall'1 al 5 in caselle qualsiasi, non necessariamente le prime. E quindi a livello 6, quindi a livello I, il lavoro che dovrò fare è trova dove posizionare il numero I. Quindi questa volta I non è la posizione della casella, bensì è il numero da inserire. La posizione della casella è il valore che devo iterare, che devo variare. E anche qua ovviamente sul dove posizionare, ovviamente asterisco se solamente tra le caselle libere. Sia che lo impostiamo in un modo, sia che lo impostiamo nell'altro, le soluzioni che potremo trovare saranno le stesse, devono essere le stesse. Era solo per spendere un po' di tempo per ragionare sul fatto che quando io devo analizzare un problema, dicevamo la prima lezione che abbiamo iniziato a parlare, di cui abbiamo iniziato a parlare di ricorsione, dicevamo devo trovare un modo di decomporre un problema in sottoproblemi, no? Ecco, qui vediamo che questo modo può essere diverso, posso trovare diversi modi, diversi approcci al problema. Purché faccia le cose per bene, tutti portano alle stesse soluzioni. Quindi quale scelgo? Vabbè, se mi vengono in mente tutte e due, come adesso, ci posso ragionare e scegliere quello che mi viene più comodo. Ma magari mi viene in mente uno solo, lo prendo, lo implemento e lo porto a termine. Non c'è nulla di male. In questo momento me ne sono venuti in mente due e a me sembra implementativamente più semplice il primo, quello di sinistra. Vado in ordine. A parte probabilmente la semplicità del codice, ma ho un vantaggio in più nella soluzione di sinistra, che è questo. Quando sono a livello 3 della ricorsione, posso già fare un primo controllo. Sta somma di questi tre elementi fa 15? Perché se non fa 15, io evito di andare giù nella ricorsione, mi fermo prima. Quindi ho una ricorsione di profondità n quadro, chiaramente, perché devo riempire n quadro caselle, ma ogni n di queste caselle posso avere un check che mi dice puoi andare avanti oppure guarda, già con i numeri che hai messo dentro non ci stiamo. E quindi rispetto all'insieme di tutte le combinazioni possibili che dovremmo testare, riesco a potarne via un numero elevato. Perché altrimenti chiaramente la condizione terminale è quella di aver riempito tutte le 9 caselle e là in fondo fare il controllo delle somme. E allora posso scoprire che il controllo delle somme quadra, e allora ho trovato un quadrato magico, oppure non quadra, e allora butto via questa soluzione e continuo a cercare. Però è un peccato andare a scoprire a livello 9 di ricorsione che una incompatibilità che già potevo conoscere a livello 3 o a livello 6.
perché chiaramente se a livello 3 ho un'incompatibilità sulla somma, tutte le soluzioni che ricorsivamente cercherò, esplorerò partendo da questi primi tre numeri saranno tutte sballate. Quindi in gergo diciamo che c'è un albero di ricerca, un albero in cui si diramano tutte le condizioni, e se riusciamo a potare quest'albero, potare dei rami di quest'albero dicendo che da qui in avanti non vale la pena di proseguire, le prestazioni del nostro algoritmo sicuramente migliorano. Ricordiamoci che questo algoritmo quante combinazioni dovrà testare è un numerino che fa un po' paura, perché è dell'ordine di n quadro fattoriale, scusate, non volevo scriverlo col glitter, ma mi è venuto così. Cioè il numero di permutazioni possibili di n quadro numeri in n quadro caselle è il fattoriale di n quadro, che è un numerino che al crescere di n comincia, se prendiamo anche solo la calcolatrice di Windows e gli chiediamo, quanto sei diventata grande? 9 fattoriale già sono 300.000 casi possibili, combinazioni, e vabbè, 300.000 le facciamo probabilmente in una frazione di secondo. Ma se già avessimo un quadrato di lato 4, che quindi ha 16 caselle, cominceremo subito a passare a qualcosa come, cosa sono? 20.000 miliardi? 21.000 miliardi di combinazioni. Se di queste riusciamo a tagliarne qualche milione o qualche miliardo, magari ci conviene. Ecco. Poi non lo so se riusciremo a farlo con 5, possiamo provare, se siamo bravi. È chiaro che se queste cose, diceva, a me il computer è veloce, ma se devo veramente esplorare questo numero di combinazioni, che non sono neanche le capaci a leggere, scusatemi, ma se anche fosse velocissimo il computer che riesce a generarmi una combinazione ogni nanosecondo, che è già corto il nanosecondo, il nanosecondo è un miliardesimo di secondo, 10 alla meno 9, giusto? Quindi io provo a dividere per un miliardo, 1, 1000, 1 milione, 1 miliardo. Se, cosa che non farà mai il mio programma, esplorasse una condizione nuova ogni nanosecondo, mi rimarrebbero comunque tanti secondi così. Quanti sono questi secondi? Beh, basta che io faccia diviso per 60 mi dà i minuti, divido per 60 mi dà le ore, divido per 24 mi dà i giorni, divido per 365. Io bello da dividere, dall'altra parte sto combattendo con un fattoriale a colpi di divisione. E questi sono gli anni. Voi siete più giovani di me, ma non credo che ci arriverete comunque. Quindi l'unica speranza che abbiamo di affrontare un problema stupido da Wikipedia, diciamo così, su una dimensione onesta, no? 5x5, è riuscire a non doverle esplorare tutte. E quindi aggiungere alla ricorsione cosiddetta bruta forza, le prova tutte, delle euristiche, delle intelligenze che permettono di risparmiare un pochino sulle soluzioni possibili. Ok? Partiamo da n uguale a 3 chiaramente, poi vediamo cosa riusciamo a fare. Per inciso, se uno dovesse davvero risolvere il problema del quadrato magico, la soluzione ricorsiva non è una delle più furbe, perché questo problema specifico è stato studiato anche dal punto di vista matematico e quindi ci sono dei metodi risolutivi noti che ti permettono di ottenere con una serie di passaggi più o meno deterministico il risultato. Quindi non serve andare a provare tutte le combinazioni, però noi chiaramente lo usiamo come esempio di ricorsione. Quindi, se vogliamo, l'altro messaggio è: qualora il problema sia noto, vado prima a cercare se c'è una soluzione nota, analitica, di complessità diciamo accettabile, e solo se non c'è, se il problema non è studiato, non è nota una soluzione diciamo così definita, allora mi metto l'anima in pace e decido di provare tutte le soluzioni possibili. Perché, signor fattoriale, il suo effetto lo fa sentire.
Allora, se noi volessimo praticamente no, implementare questo, cosa avremmo? Avremmo la codifica della soluzione che sarà la soluzione parziale che stiamo costruendo nel caso di sinistra, in cui decidiamo per semplicità di riempire la matrice da sinistra, dalla prima casella in avanti, una matrice n per n. Oppure anche magari per comodità di programmazione potrebbe essere semplicemente una lista di n quadro elementi. Poi la capo me lo immagino, no? Dove sia. Per non dover creare, perché a livello di codice dire ok, devo riempire la cella numero 7, allora devo andare a vedere in quale riga, in quale colonna si trova. La cella successiva, la cella precedente si troveranno magari sulla stessa riga, la colonna a fianco, o magari sulla riga precedente, prima colonna, eccetera. No? Quindi magari per comodità mi verrebbe da scegliere, come si fa ad andare verso la matita, mi verrebbe, no qui, sei bravo, così, no, ma non dovete cambiarmi le applicazioni di notte che io non riesco più a usarle, vabbè, diciamo che come struttura dati possiamo pensare di usare semplicemente una lista in cui ci sono dentro i numeri che ho messo, quindi magari 1, 7, 2, 4, 3. In questo caso vuol dire che sono a livello 5, ho già messo 5 numeri, devo mettere il sesto, 1 più 7, 8, 8 più 2, 10, in realtà questa è già una soluzione che non è valida perché vedo già dai primi tre elementi che la somma non quadra, ma va bene. Quindi questa potrebbe essere la mia soluzione parziale, codificata come lista di interi, e dovrò decidere nel singolo livello ricorsivo quale numero mettere nella posizione successiva, selezionandolo tra i numeri compresi tra 1 e 9, non ancora presi. Quindi 5, 6, 8, 9. A questo livello della ricorsione farò 4 tentativi. Ok? Ok, allora proviamo a passare a implementare questo. Se vogliamo, lo schema generale è molto simile a quel problema delle regine. Alla fine devo costruire una lista con un numero di elementi fisso. Chiaramente le regole di costruzione saranno diverse. Quindi andiamoci a riprendere il nostro progetto che avevamo chiamato ricorsione e aggiungiamo una nuova classe quadrato, magico, in cui proviamo a risolvere questo giochino. E potremmo avere un metodo risolvi quadrato che riceve come parametro il valore n del lato. Come sempre per comodità io inizio a scrivere void, poi magari ci pensiamo sul valore di ritorno, se vogliamo ritornare una soluzione, il numero di soluzioni, l'elenco di tutte le soluzioni, dovremo fare in modo diverso come già avevamo ragionato, no? Per ora cominciamo a impostarlo e poi vedremo come estrarre la soluzione. Questa procedura risolvi quadrato quindi si avvarrà di una procedura ricorsiva che cerca di lavorare appunto su queste soluzioni parziali e via via costruirle. Quindi la nostra procedura ricorsiva invece sarà una procedura che creiamo privata, per ora cominciamo a mettere void e diciamo cerca. Cosa riceve? Beh, una soluzione parziale, il livello e poi vediamo se ci serve altro. La soluzione parziale sarà una lista di interi, abbiamo detto. Il livello è il classico numero intero. E poi avrà anche bisogno, secondo me, di conoscere quanto vale n, se non altro per capire quando siamo arrivati al caso terminale.
o meglio, anche n quadro, perché, no, ma n, scusate, meglio n. Stavo ragionando sul codice dentro, ma conviene conoscere n perché così so quando posso fare i conti sulle righe. Ok. Allora, qui list, chiaramente lo importo da java.util. Postiamo la, diciamo, lo scheletro della ricorsione nudo e poi andiamo a metterci le ottimizzazioni specifiche per questo problema. Quindi, come sempre, abbiamo if, caso terminale, verifica la soluzione. Quindi il caso terminale sarà livello uguale n quadro. Questo è il caso terminale. Ho esattamente già messo n quadro numeri. E quindi ho la somma di tutte le somme di questa n-upletta di numeri, anzi n-quadrupletta di numeri quadrano, allora quella è una soluzione, altrimenti non è una soluzione. Quindi if controlla somme sulla soluzione parziale, sono giuste le somme, allora versione base stampiamo. La soluzione parziale ottenuta, scoperta. No? Altrimenti, prova ad andare avanti con la ricorsione aggiungendo ogni volta, provando ad aggiungere ogni volta un numero in più tra quelli non ancora utilizzati. Quindi, for il numero, diciamo i, uguale 1, quindi devo prendere i numeri da 1 a n quadro, ok? I uguale 1, i minore uguale di n al quadrato, minore uguale, non minore, quindi è un for che va da 1 a n quadro, non da 0 a n quadro meno 1, i più più, ci mettiamo anche int, poverino, e adesso ci chiediamo, questo i è un tentativo valido? Beh, è un tentativo valido a questo livello a cui sono arrivato se questo valore i non è ancora stato usato. Quindi, se la soluzione parziale non contiene i, if not parziale contains i, allora devo provare ad aggiungere i alla cella livello. Dimmi. N per n, sì, grazie. N per n, non n per 2. Devo aver dormito male. Allora, sì, giustamente abbiamo controlla somme, stampa. Questo else è in alternativa rispetto a essere o non essere nel caso terminale, quindi sono nel caso normale. E quindi questa graffa qua non c'è più. Grazie tante. Allora, prova ad aggiungere la cella, un valore i alla cella a livello, ormai lo sappiamo fare.
aggiungo, faccio ricorsione, backtrack. Quindi prova, ricorsione, backtracking. Prova è parziale, punto add di i, ricorsione, cerca, parziale, livello più 1, n, backtrack, parziale, punto remove, l'ultimo elemento, parziale, punto size, meno 1. Questo è codice comune, no? A tutti i tipi di procedure ricorsive la cui codifica sia un array di valori, in questo caso sono numeri interi. Itero sui valori possibili e uno per volta provo ad aggiungerli all'array. In questo caso in più ho questo if che fa sì che non esistano i duplicati, quindi creo delle permutazioni e non delle combinazioni con ripetizione. Se non avessi questo if proverei invece tutte le possibili combinazioni con ripetizione, quindi 1111, 1112, 1113 e così via, no? Dipende da che cosa devo generare ovviamente. E qual è il problema che sto risolvendo? Lo sa solamente questa funzione, che non ho ancora scritto ma devo scrivere. Questa funzione, questo metodo controlla somme, private boolean, guarda che bravo che mi sa già cosa devo fare, deve conoscere anche il livello n, quindi è meglio se glielo passo, e deve fare una serie di somme e controllare se il risultato, la somma di queste varie piccole sommatorie parziali è corretto. Allora, il risultato corretto quale dovrebbe essere lo sappiamo, abbiamo detto che è n quadro per n quadro più 1 mezzi diviso n, però io non lo farei calcolare da questa signora qua in fondo perché mi sembra stupido farglielo ricalcolare tante volte, è sempre lo stesso valore, tanto vale questa funzione principale, abbiamo detto, ci serve soprattutto per preparare i dati di appoggio su cui la ricorsione lavorerà. Ecco, questa costante che mi dice quant'è il valore atteso delle somme di righe e di colonne, la posso calcolare una tantum qua. E me la metto in una variabile locale, così facilmente accessibile da tutte le procedure ricorsive, senza doverla passare ogni volta come parametro. Io cerco di... Visto che il lavoro pesante lo fa la procedura ricorsiva, cerchiamo di semplificarglielo il più possibile. Quindi io posso dichiarare come variabili private int la somma corretta, somma, chiamiamola per estero, dai, tanto non li paghiamo i caratteri. E già che ci sono, io ci metterei anche n. Li calcoliamo una volta per tutte, perché per carità fare n per n è veloce, ma se dovevi farlo 10.000 miliardi di volte è meglio non farlo 10.000 miliardi di volte in meno, eh? Tutto fa qua se stiamo pensando, no, a problemi di questa dimensione, stupidi ma grossi, e quindi per ragioni di efficienza io preferisco in questo caso precalcolarmi delle, in questo caso, costanti che dipendono solamente dal valore di n. Quindi metto dis.n uguale n, dis.n2 n quadro uguale n per n, e dis.somma corretta uguale n per, scusate, n grande, per n quadro più 1 diviso 2. Se n vale 3, ho 3 per 9, 3 per 10 fa 30 diviso 2, 15, ok. Se n fosse 4, avremmo n quadro che vale 16, 16 più 1, 17,
17 per 4 diviso 2 fa 34. 17 per 2, sì. Dimmi. Sì, esatto, esatto. A questo punto n diventa una variabile di istanza privata di questa classe e possiamo quindi semplificare anche tutto il passaggio di parametri. Un mini, micro, nano lavoro in meno che però si moltiplica per miliardi di chiamate. Quindi questo n non lo posso, non più passarlo ricorsivamente, tanto non cambia, è una costante in tutta la miliardata di chiamate ricorsive che farò. Qui al posto di n per n scriverò dis.n2, n non lo passo più perché tutti i metodi di questa classe lo conoscono già, n per n sarà dis.n2, questo n non lo passo più, e controllo somme anche a questo punto, non avrà più bisogno di n. Non è una pratica consigliabile, no? Quella di avere dei metodi che si vanno a prendere i valori che gli servono, però siamo comunque dentro una classe con dei metodi privati, ci sta, abbiamo il pieno controllo di questi valori. Forse un metodo pubblico sarebbe meglio più esplicitamente, passare più esplicitamente i valori, ma in questo caso siamo più interessati all'efficienza. Ok, cosa fa questo somme parziali? Fa la parte noiosa e barbosa del lavoro. Sappiamo quanto vale n, quindi devo fare n controlli per riga, n controlli per colonna e poi 2 in più. Quindi dovrò fare somma per righe, controlla la somma per righe. For int riga, chiamiamolo riga e colonna così è più esplicito, uguale 1, riga minore o uguale a n, riga più più. Cosa devo fare? Beh, mi devo calcolare la somma degli elementi di una riga. Int somma uguale 0. For int colonna uguale 0, 1, colonna minore dis.n, colonna più più, e dentro incremento s uguale s più, cosa? Parziale, punto get, qual è la casella che mi interessa conoscendo il numero di righe e il numero di colonne? Oh mamma, allora devo fare, se la casella per dire riga 2 colonna 2, questa casella, dove di nuovo la matita, centrale qua, sarebbe la casella di indice 0, 1, 2, 3, 4. Io ho deciso di, per comodità di ricorsione, di gestire solamente una lista, ma poi in realtà quando faccio le somme ragiono in termini di riga e colonna. Quindi qual è l'indice della casella che mi interessa? E allora dovrò fare, tenendo conto anche che le righe e le colonne le ho numerate a partire da 1 e le, perché le ho numerate a partire da 1? Sono pirla, le faccio da 0. Sono i numeri che sono dentro che devono partire da 1, ma le righe e le colonne le posso fare da 0. Certo, il bello di spiegare le cose è che ti accorgi delle scelte stupide che fai, quando cerchi di giustificarle e ti accorgi che non c'è giustificazione. Quindi le righe e le colonne non le facciamo da 0, da 1 a 3, ma da 0 a 2. E così a questo punto la posizione di una cella la posso ottenere dato dal numero di riga per n più il numero di colonna. Ok, se la riga è 0, farò sulla colonna 0 get di 0, sulla colonna 1 get di 1, sulla colonna 2 get di 2. Se la riga è 1, 1 per 3,
riga per n 1 per 3, e quindi gli elementi sulla riga 1 saranno colonna 0 get di 4, di 3, colonna 1 get di 4, colonna 2 get di 5. Quindi questo è, diciamo così, la formuletta da seconda elementare che ci serve per passare da una rappresentazione lineare a una rappresentazione immaginaria bidimensionale. E faccio la somma. Alla fine di questo for controllo se la somma è diversa dalla somma corretta. Niente. Esci dicendo no, la somma non quadra. S, la somma che ho appena calcolato, è diversa dalla somma corretta che avevo precalcolato all'inizio, esco. Questa è la somma per righe. Poi dovrò fare la stessa cosa per colonna. Queste cose Java ti fa venire. Che sarà uguale dove scambio righe e colonna tra di loro, quindi se vogliamo possiamo duplicare questo codice dove c'è scritto riga, scrivo colonna, facendo attenzione a non dimenticarne nessuno, dove c'è scritto colonna ci metto riga, ovviamente la formula rimane uguale, quindi in questo caso terrò la colonna ferma a 0 e faccio variare riga 0, 1, 2, e quindi in questa get andrò a prendere le celle di posizione 0, 3, 6 e faccio la somma di queste tre. Poi farò colonna uguale 1 e variando riga 0, 1, 2 avrò le posizioni 1, 4, 7 e poi avrò le posizioni nella terza iterazione quando colonna uguale 2 2, 5, 8. Per ciascuna di queste triplette faccio la somma, che chiaramente riazzero all'inizio di ogni colonna, e se una somma di colonna è sbagliata, anche solo una, esco dalla funzione. È inutile che calcoli le altre somme. Se ne trovo una sbagliata, termino ed esco. E poi mi mancano ancora le diagonali. La diagonale 1 è quella in cui la riga e la colonna sono uguali, quindi anche qua metterò la somma 0 e controllo per riga uguale 0, riga minore dis.n, riga più più, farò S uguale più parziale di.get, riga per n più colonna che è sempre il numero di riga. Cioè riapro la stessa formula in cui anziché riga e colonna metto riga riga e quindi vado sulla diagonale principale. Alla fine se s è diverso da dis.somma corretta, ritorno falso. E mi rimane la diagonale 2, dove rifaccio lo stesso codice, S l'ho già dichiarata, quindi devo togliere la int da qua davanti, e devo cambiare il numero di colonna, a questo punto non è più II, ma sarà IN-I o N-1-I. Sulla riga 0 devo prendere la colonna 2, n-1. Sulla riga 1 devo prendere la colonna 1, sulla riga 2 devo prendere la colonna 0. Quindi sarà sempre, la colonna sarà sempre n-1 meno il numero di riga.
quindi anche se quest'altra diagonale non è corretta, ritorna falso. E se anche questo falso invece non viene ritornato, vorrà dire che tutte le somme che ho controllato erano sempre corrette e finalmente posso ritornare vero in fondo qua, true. Quindi per ritornare true devo superare un percorso ostacolo in cui io verifico tutta una serie di condizioni in sequenza e solo se nessuna di queste condizioni si è verificata arriverò in fondo alla funzione e potrò fare return true. Altrimenti sarò uscito già dalla funzione prima perché ho fallito qualcuno di questi controlli. Boh, la parte noiosa è finita. Adesso vediamo, dovremmo aver tutto. Si tratta di lanciare la ricorsione nel metodo risolvi quadrato, farla partire e farsi un main di prova che provi magari un quadrato di lato 2, ecco, poi 3, poi vediamo. Quindi attivo la ricorsione, devo preparare una soluzione parziale, quindi list di integer parziale, sia una lista vuota, che è quella con cui la procedura ricorsiva può lavorare, quindi parziale uguale new array list, vuota, procedura cerca a cui passo la soluzione parziale, livello 0, e lei fa il resto del lavoro. Io faccio bella figura, la procedura cerca fa il lavoro. Quindi io ho preparato per la procedura ricorsiva sia le strutture dati su cui essa deve lavorare, sia le costanti di comodo che può utilizzare. Vediamo se sta roba funziona. Proviamo a farci un programmino di test. Test quadrato magico. Facciamo inserire il metodo main. E questa classe test quadrato magico istanzierà una nuova classe e proverà a chiedergli di risolvere il quadrato di lato 2. Non so se sia risolubile, eh? 1, 3, ma forse no. Però proviamo a vedere, giusto per vedere se non si pianta. Salva. E infatti non ha stampato nulla. Proviamo a mettere una print giusto per vedere se ha fatto qualcosa. Lato 2. Sì, non stampa nulla, non ha soluzioni. Proviamo a farlo col lato 3 e vediamo se funziona. Sono i quadrati magici di lato 3, evidentemente ne ha trovati 3, 6, 8. Vediamo se abbiamo trovato quello di Wikipedia. Quello di Wikipedia era 276.951.438, è il primo che abbiamo trovato.
Poi purtroppo non abbiamo delle buone sorprese perché tutti gli altri 7 sono riflessioni o simmetrie rispetto a quello di prima. Perché vedete il secondo inizia con 294, quindi mette sulla prima riga 294, ma qua ce l'avevamo in colonna. Poi sulla seconda riga mette 753, che qua era in colonna, sulla terza riga mette 618, quindi praticamente è questa ruotata di 90 gradi. Le altre 438 me lo mette sulla prima riga anziché nell'ultima. Cioè praticamente, visto che il problema è su una matrice quadrata, il tipo di calcoli che facciamo, ogni soluzione comparirà sempre 8 volte. Se c'è una soluzione, quella simmetrica lungo l'asse X, simmetrica lungo l'asse Y e ruotata di 90 gradi in un senso, 90 gradi nell'altro, quindi simmetriche rispetto alle diagonali, saranno anche soluzioni anch'esse. Quindi in realtà esiste qua una soluzione unica moltiplicata per 8. Vabbè, la ricorsione non lo sa, le cerca tutte. E le ha trovate in un istante di tempo trascurabile. Adesso proviamo ad alzare la posta in gioco. Alzare la posta in gioco si aumenta da 9 fattoriale a 16 fattoriale la complessità del problema, e in modo altrettanto esponenziale diminuisce la nostra capacità di risolverlo. Possiamo aspettare quanto vogliamo, non succede nulla. Cosa sta facendo il programma adesso? Secondo me sta perdendo qualche decennio a provare la combinazione che inizia con 1, 2, 3, 4. La prima che prova sarà sempre quella. La prima che prova è sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccetera, eccetera. E prova tutte le 12 fattoriali combinazioni sulla seconda, terza, quarta riga che iniziano con 1, 2, 3, 4. E saranno tutte no. Perché noi non ci abbiamo ancora messo quel poco di intelligenza che volevamo metterci. Cioè quando arriva 1, 2, 3, 4 mi devo fermare subito perché 1 più 2 più 3 più 4 fa 10 che non fa 30, 17. No, quanto era? 34 doveva fare, non mi ricordo. Lo calcolo il programma, dai. Quindi stoppiamo un attimo questa cosa che tanto non ha speranza e proviamo a metterci qualche furbizia in più nel codice. Dove la metto la furbizia? Prima di fare branching. Prima di generare sottosoluzioni. Allora, prima di scendere di livello, mi chiedo, vale la pena scendere di livello? Se vale la pena, scendo, per carità, è il mio lavoro. Se non vale la pena, poto tutte quelle chiamate ricorsive che avrei potuto fare. Qui adesso sto scendendo di livello sempre. Ci sono dei momenti in cui potrei decidere di non scendere di livello, che sono dopo aver messo 4 caselle, dopo averle messe 8, dopo averle messe 16 e così via. Quindi se il livello è un multiplo della dimensione della tabella, a livello 0 devo farlo, va bene. Se il livello è nella nostra, adesso siamo proiettati nella 4x4, se il livello è 4 vuol dire che ho la prima riga piena e sto ragionando sulla prima casella della seconda riga. Allora qua posso valutare, la prima riga è piena ma la somma della prima riga è giusta? Quindi se il livello è un multiplo di n, livello diviso per n, resto della divisione per n, scusate, mettiamo così.
se il livello è un multiplo di n, quindi ha al valore n, al valore 2n, al valore 3n, mi fermo e ci penso. Vabbè, se sono al valore n quadro sono già andato qua. Ma tutti i multipli di n precedenti posso fare un check intermedio. Purché ovviamente sia diverso da zero il livello. Se no, se il livello è zero, sono sulla prima riga, non ho nessun controllo da fare. Ma se è un multiplo di n diverso da zero, vuol dire che sto iniziando una riga nuova e quindi posso fare il controllo sulla riga precedente. Quindi chiediamoci se controlla riga, quale riga, se il livello è uguale a 4 mi interessa la riga 1, no? Quindi sarebbe livello diviso n meno 1, mi interessa la riga 0, scusate, livello uguale 0 non faccio nulla. Livello uguale 4, sono sul primo elemento della seconda riga, mi interessa la prima riga, cioè la riga 0. Livello uguale 8, sono all'inizio della terza riga, mi interessa controllare la seconda riga, quindi la riga uguale 1. Quindi livello, il numero di riga che voglio controllare sarà livello diviso n meno 1. Se non va bene, quindi se il controllo a riga mi dà non va bene, allora esci dalla ricorsione, non andare avanti. Quindi immagino che il controllo a riga sia una procedura che fa la somma della riga, non metto qui la somma per non incasinare il codice qua, scriviamo il metodino sotto. Faccio la somma, se la somma non quadra esco. Cioè nella mia chiamata di livello 4, quante chiamate ricorsive a mia volta farò? Nessuna. Non vado a decomporre il problema perché tanto so già che non è risolubile. E quindi esco, non è che esco dal problema, esco dal 3 della ricorsione, no? E poi lì proverà altre soluzioni. Mi hanno detto, senti, prova a risolvere il problema 4 con questa, soluzione parziale, la mia risposta è, non si può. Non vale neanche la pena provarci. Ti dico già che non ho soluzioni da aggiungere. Vai avanti tu che sei più bravo di me. Quindi adesso aggiungiamo questo controllo a riga che sarà alla fine un sottoinsieme di controllo a somme, dovrà fare S uguale 0, for colonna int, colonna uguale 0, colonna minore uguale n, incrementiamo la colonna, s uguale s più la solita formula che avevamo sotto, la stessa, la vado a rubare da sotto. Int riga, no, chiamiamola riga, mi serve anche parziale come parametro, va bene, ovviamente deve sapere cosa sommare. Se, e beh, questo anche la copiamo, se S è diverso dalla somma corretta ritorna falso, altrimenti ritorna vero. Quindi controllo la somma solo di questa riga. Se l'avessimo scritta prima questa funzione avremmo potuto chiamarla qua al posto di questo codice. Vabbè. Quindi a questo punto devo solo aggiungere qua parziale come primo parametro perché avevo dimenticato. E abbiamo un codice che in teoria dovrebbe trovare le stesse soluzioni oppure dare null pointer exception.
dunque, riga 50. Questo? Grazie. Oh, allora, guardate che è già cambiato qualcosa. Il quadrato di lato 3, vabbè, ce l'ha trovato lo stesso. E il quadrato di lato 4 comincia a trovarne parecchi. Adesso sta cominciando a vomitarne un certo numero che iniziano come 1, 7, 16, 10 e 1, 8, eccetera, eccetera. Vediamo che qua effettivamente le soluzioni sono anche diverse tra di loro, anche a meno delle rotazioni, perché finora sono tutti quadrati diversi che iniziano sempre con 1, nell'angolo in alto a sinistra, e quindi di ciascuno al massimo ce ne possono essere due, uno speculare rispetto all'altro, rispetto alla diagonale, ma sono tutte soluzioni diverse. Non sappiamo quante soluzioni ci saranno, ma tra un attimo possiamo dire che saremo circa un sedicesimo del lavoro. No? Perché vedete 1,15, adesso poi proverà 2,1, come le prime due caselle. Quindi finora l'1 in prima colonna sta dicendo che a livello 0 della ricorsione sono solamente la prima iterazione, ne devo fare 16. Quindi non so quanto tempo sia passato, non avevo il cronometro alla mano, ma posso dirvi che adesso siamo un sedicesimo del tempo. Circa, perché poi non è detto che quelle che iniziano con 1 siano maggiori o minori del numero di soluzioni che iniziano con 2. Però a spanne, se ci ha messo 2 minuti o 3 minuti di mio sproloquio a generare le soluzioni che iniziano con 1, ci metterà 30 minuti, 40 minuti, un'ora a generare tutto. Quelle di lato 4. Ok? A questo punto uno potrebbe andare a, come si dice, strumentare il codice, magari anche per misurare quanto tempo ci mette, no, a generare queste soluzioni. Se facessimo il passo più lungo della gamba, cosa salterebbe fuori se provassimo con 5? Non lo so, ma mi spaventa pensarlo. Siamo passati da 16 fattoriale già addomesticato, perché già abbiamo cercato, a un 25 fattoriale, chi lo sa, no? E in questi tipi di algoritmi può darsi che un attimo me ne sputi 10 di soluzioni, oppure tra 5 anni siamo ancora qua. Per avere un'idea potremmo ad esempio avviarlo in debug e in modalità debug lui sta girando. Posso metterlo in pausa, quindi sta girando, sta facendo cose, anche se non dà nessuna eccezione, ovviamente non andrò mai passo passo su una cosa del genere, no? Però posso stopparlo col tastino di pausa, lui mi fa vedere, ad esempio, parziale, qui error, devo arrivare a un punto. Punto in cui ecco, sta cercando le soluzioni che iniziano con questi, che ovviamente sono valori validi, questa somma, perché sennò non sarebbe andato avanti. È riuscito a riempire la prima riga con dei valori validi, è riuscito a riempire la seconda riga con dei valori validi, è riuscito a riempire la terza riga con dei valori validi e sugli ultimi elementi si sta impappinando,
sta provando varie soluzioni. Infatti questa parziale qua, a questo livello, siamo al livello 23, me ne mancano due, ma evidentemente i due numeri che mi sono rimasti non andavano bene. Non c'è molto da fare, se non cercare magari di inventarsi altre ottimizzazioni per cercare di evitargli una serie di operazioni in più. Stoppiamolo per pietà. Rimettiamo 4. Se poi qualcuno vuole lasciare il computer acceso tutta la notte, mi dice cosa succede. Allora, noi abbiamo... Allora, quando siamo di fronte a soluzioni di questo genere, a problemi di questo genere, in parte alziamo la mano, nel senso che la dimensione dello spazio che dobbiamo ricercare è così vasta che non abbiamo speranza di esplorarlo tutto. Saremmo già contenti di vederne una soluzione nel quadrato magico di lato 5. Ci darebbe già una certa soddisfazione. Col 6 non ci provo. Per rendere la soluzione più efficiente, che cosa posso fare? Posso agire in due modi. Un modo è quello di cercare di rendere più efficiente il codice. Alla fine il codice di questa funzione, questo è il codice che lavora. Il resto, la funzione controlla somme, ma chi se frega? Viene chiamata solamente nei casi terminali, ma su tutti i nodi della ricorsione viene chiamata solamente una volta su, n4 volte. Quindi sì, per carità, se la funzione scontrolla somme fosse più efficiente, un pochino di efficienza la guadagno, ma viene chiamata solamente in alcuni casi, un caso su n4. Idem la controlla riga, viene usata una volta ogni tanto. Però potrei andare a vedere invece sulle istruzioni che fanno parte propriamente della funzione cerca, che vengono eseguite ad ogni iterazione ricorsiva, soprattutto queste, questo blocco qui, che è il blocco principale. Gli altri blocchi sono blocchi intermedi, che mi permettono di gestire la soluzione terminale o di potare un ramo intermedio. E poi c'è il cuore, che è qua. Sono 5 istruzioni, riusciamo a rendere più efficienti? Ad esempio, io ci vedo una istruzione poco efficiente qui. Parziale.contains di i. Perché? Immaginate di essere, quindi siamo nella 5x5, il numero da 1 a 25, siamo a metà matrice, quindi abbiamo già riempito, non so, 15 numeri, e poi mi chiedo, la lista di 15 numeri contains 1, la lista di 15 numeri contains 2, la lista di 15 numeri contains 3, contains 4. E ogni volta che faccio contains, Java cosa deve fare? Deve andarsi a scandire la lista di 15 numeri. Quindi io sto, ogni volta che chiamo contains, devo scandirmi la lista parziale, andare a controllare tutti gli elementi della lista parziale. Non lo faccio io nel mio codice, ma lo farà lui nel suo. Non è che miracoli contains, e quindi ha una complessità, un tempo di esecuzione che è proporzionale alla lunghezza della lista parziale. Più lo eseguo un numero di volte pari a n². Allora, questo è chiaramente un'istruzione poco efficiente. Poi c'era anche la moltiplicazione di n per n che era poco efficiente, allora ci ho messo una costante precalcolata. Bene, tutto fa comodo, ma soprattutto questo ha un impatto notevole. Come potrei fare? Potrei ad esempio gestirmi un'altra struttura dati a parte, un'altra lista o un set che contiene i numeri ancora da provare. Quindi anziché un insieme, diciamo in generale una collection, poi possiamo ragionare su quale tipo di collection usare, se una list, una linked list, un set, eccetera. Ma una collection che contenga inizialmente i numeri da 1 a 25.
Quindi già questo ciclo for non va a iterare su tutti i numeri, ma solamente sugli elementi di quella collection. E poi quando scendo, quindi se itero solamente sugli elementi di quella collection che mi rappresenta i numeri non ancora utilizzati, questo controllo non mi serve più, perché io sto iterando solamente su numeri per costruzione non utilizzati. E ovviamente però quando faccio la chiamata ricorsiva a livello inferiore dovrò passargli una versione di questa collection in cui quel numero che sto usando non c'è più, lo tolgo. Rimuovo quell'elemento. Quindi anziché ogni volta andarmi a chiedere oh, ma quali sono i numeri che posso usare, quali ho già usato o no, mi tengo da parte una piccola lista di numeri non ancora utilizzati. Man mano che ne utilizzo uno lo cancello da questa lista. La procedura ricorsiva a livello sottostante troverà non più tutti i 25 i numeri, ma magari solo più 7-8. Nell'esempio che facevamo prima, io ne ho già posizionati 15, avrò una lista di 10 numeri da provare. Non devo provarne 25 e fare un contains per ciascuno, ma vado a prendere il primo, il secondo e il terzo di questa lista di 10, che già per costruzione saranno validi. Quindi butto via il contains. Mi costa un po' di più la gestione di questa struttura dati, perché questa struttura dati è un po' lo speculare di parziale. No? Parziale man mano si riempie, man mano che scendo, si allunga, e invece numeri liberi via via si riduce. Se ci pensiamo, abbiamo fatto una cosa simile quando abbiamo fatto l'anagramma, esercizio dell'anagramma, dove ogni volta ad ogni livello passavamo una stringa in cui avevamo sottratto, eliminato il carattere di prova. È una cosa di questo genere, un pochino più efficiente, perché lì manipolare le stringhe bisognava fare sottostringa, concatena eccetera, era di nuovo un'operazione pesante. Qui potrebbe essere facilmente, secondo me, una linked list, perché dalla lista linkata io posso facilmente togliere e mettere un elemento a metà della lista, senza doverla ricopiare, senza doverla scandire. Quindi questa è una linea di ragionamento. Identificare all'interno del codice quali operazioni sono particolarmente onerose e cercare di sostituirle con delle soluzioni più efficienti, a costo di scrivere più codice, ma codice che faccia meno operazioni. Questo ci può dare un incremento di velocità di un fattore costante, no? Magari 10 volte più veloce, magari 50 volte più veloce, però se ci metteva 10 miliardi di anni, siamo contenti di sapere che ce ne mette solamente più 2, no? O solamente più mezzo miliardo di anni, non ci cambia sostanzialmente le cose. È importante, ma non è risolutivo. È importante l'efficienza di ogni singola istruzione, è importante l'uso corretto delle varie strutture dati per quello che ci serve in quel momento, ma quando sono in un contesto esplosivo come questo non è sufficiente. Ciò che varrebbe di più, ciò che ha fatto la differenza, ricordate nel caso del 4, non lo risolveva, abbiamo aggiunto due righe, che erano questa, e siamo stati in grado di risolvere facilmente il problema da 4. Abbiamo fatto del calcolo in più, ma che mi permette di potare, di tagliare direttamente dei grammi interi di soluzione. Quindi anticipiamo le previsioni, riusciamo a capire, spendendo un po' di tempo, perché questo controllo non costa zero, qualcosa costa, ma se mi taglia una sottoalbero di dimensione, dicevamo 12 fattoriale, vale la pena, altro che. Sicuramente vale la pena. Quindi questo lo scovare delle proprietà del problema che ci permettono in anticipo di dire sono sulla strada giusta o non sono sulla strada giusta e quindi mi fermo, inutile proseguire, quelle sono quelle che hanno il vantaggio più forte. Perché non ti rendono
più veloce l'analisi della singola soluzione a parità di numeri di soluzioni che devi valutare, ma ti abbattono radicalmente, esponenzialmente, il numero di soluzioni che devi valutare. Quindi conviene sempre partire ragionando sul problema. Ci sono altri controlli che potremmo fare, ci sono altri vincoli che potremmo mettere, ci sono altri modi, ad esempio, non lo so, sto andando così su ipotesi, se io riempissi la matrice in quest'ordine, prima riga, poi, finita la prima riga, riempio la prima colonna, anziché la seconda riga. Allora, in questo caso cosa succede? Succede che ovviamente potrò fare il controllo sulla somma di colonne, ma ho messo solamente due elementi anziché tre. Quindi riempio la matrice in un modo che mi permette di anticipare a livello, in questo caso, 1, 2, 3, 4, 5, a livello 5, un controllo che con riempimento puro per righe avrei fatto a livello 6. E vuol dire che su una matrice 3x3 ci guadagno un fattore 3. Scusate, un fattore 9 di branching. Più è grande la matrice, più mi complica il codice, sì, enormemente, perché poi devo riempire a zigozzago questa cosa. Però, ad esempio, nella strategia di riempimento riesco, usando lo stesso criterio, comincio a fare delle somme parziali, cerco di giocarle in modo da anticiparle il più possibile. Quindi più è in alto nella ricorsione un taglio, più è efficace. Per dirne una, no? Poi ci possono essere dei ragionamenti fatti sui numeri rimanenti, no? Se la somma dei numeri rimanenti rispetto al numero di righe vuote è troppo alta o troppo bassa, allora però non vi so dire al volo quali sono i numeri, quali sono le condizioni. Uno deve studiarsi un attimo il problema e vedere dei casi in cui a fronte di una soluzione parziale riesco a scartarlo. È la prima volta che facciamo questo ragionamento. In precedenza ci interessava solamente analizzare la soluzione finale. La ricorsione serviva per costruire la soluzione finale esplorando tutte le possibili soluzioni parziali. Qui adesso, di fronte a una complessità superiore, stiamo dicendo anche la soluzione parziale va un attimo studiata per poter, possibilmente, se riusciamo, tagliare o potare la ricorsione. Ok, direi che oggi, se poi qualcuno riesce a fare quello da me lo fa sapere e mi dite quali numeri metterebbe dentro, senza copiare, senza barare, perché su internet si trovano. Buona giornata, grazie.